Ho protocollato all'inizio di ottobre un paio di interrogazioni sul caso Dengue e finalmente sono riuscita a farle calendarizzare con urgenza e saranno discusse in Consiglio regionale martedì prossimo. Perché in effetti a nostro avviso qualcosa non ha funzionato, tant'è che i casi sono aumentati, stanno continuando ad aumentare, anche se in modo molto ridotto rispetto al momento del picco, e soprattutto stanno ledendo l'immagine della nostra città. Quindi rispetto al primo caso accertato che è avvenuto a metà agosto, alla prima disinfestazione, è passato un mese. Le disinfestazioni, come sappiamo, anche per motivi meteorologici, non si sono svolte tutte in giorni conseguenti. Purtroppo l'amministrazione ha fatto la scelta di non disinfestare anche parchi e giardini, compresi quelli privati, cosa che è stata fatta per esempio in altri comuni, come il comune fiorentino, in cui è avvenuta abbiamo esportato, diciamo, questo focolaio purtroppo a causa di tu due turiste che hanno soggiornato qui a Fano e poi sono tornate a casa infettando anche un altro parente. Detto questo, responsabilità andrebbe divisa tra la vecchia amministrazione che doveva fare una bella disinfestazione in primavera e così non ha fatto e la nuova che avrebbe dovuto farla appena insediatasi, oltre al fatto di verificare se tutti i passaggi da metà agosto ad oggi siano stati svolti correttamente, come per esempio l'utilizzo del famoso kit alla menta e alla lavanda che è stata venduta nelle farmacie comunali da parte di ASET, che è una partecipata del nostro comune. Sappiamo che ha suscitato anche nei virologi moltissimi dubbi. Quindi a questo punto, essendo io consigliera regionale, vorrei sapere che cosa ha fatto in tutto ciò la regione per supportare la nostra amministrazione, che immagino non sarà stata abbandonata, ma come è stata seguita e soprattutto nelle scelte importanti. Per esempio, il Ministero consiglia alle regioni di fare uno screening volontario ai familiari dei pazienti sintomatici, perché questa epidemia nella maggior parte delle persone non si manifesta con i sintomi, tant'è che più del 50% degli infettati non ha alcun tipo di sintomi e soprattutto una seconda volta in cui venisse presa potrebbe diventare molto pericolosa. Quindi sarebbe corretto fare anche questo screening, ce lo dice il Ministero. La Regione ha intenzione di impostarlo o meno?